dell'anno. Sindaco. Impegnata per decenni nell'assistenza volontaria alle donne partorienti presso l'ospedale di Lucca, nel 2018 la sua attività al servizio degli altri è stata coronata da un grande gesto di altruismo. Ha infatti donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il palazzo di famiglia in Borgo Giannotti affinché servisse a quelle attività di carattere sociale già oggi svolte dall'Associazione La Luna e dall'Istituto Carlo del Prete. Per questo atto di alta generosità e di attenzione alla propria comunità, a coronamento di tanta parte della vita spesa per gli altri, Giuseppina Micheletti, detta Pina, merita il titolo di Lucchese dell'anno 2018. Io tra l'altro ho avuto la possibilità di incontrare la Lucchese dell'anno, la signora Giuseppina Pina Micheletti, in questo pomeriggio, perché questa sera purtroppo è impegnata fuori. Le sue parole adesso sul maxi schermo. Proprio 10 minuti fa mi è stata data questa notizia. Io sono rimasta veramente grata, veramente stupefatta di questa cosa. Voglio ringraziare prima di tutto il sindaco Tambellini e tutta la giunta comunale di questo onore che mi ha dato con questa riconoscenza che mi vuol dare. Questo momento insieme è per ricordare quello che abbiamo fatto la sera dell'ultimo dell'anno, per l'inizio dell'anno, diciamo, tra ultimo e inizio dell'anno, in cui abbiamo riconosciuto il titolo di Lucchese dell'anno a Giuseppina Micheletti, Pina, per gli amici, perché tutti la conosciamo come Pina. Siamo qui appunto perché Pina quella sera non era presente, era da un'altra parte, ha parlato con noi e con la piazza, che era tra l'altro molto 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 piena di persone, ha parlato con noi attraverso un video molto breve. E quindi però riteniamo che oggi materialmente si debba consegnare a lei l'attestato di Lucchese dell'anno, per l'attestato che abbiamo messo insieme, che abbiamo letto quella sera, però l'incontro di oggi supplisce un po' alla mancanza di quella sera, perché ovviamente è bene poi incontrarsi fisicamente per una cerimonia di questo genere. Per cui vi ringrazio tutti della vostra presenza, perché ci fa molto piacere che siate qui, rende ancora più ufficiale questo momento, che è un momento, ripeto, di grande importanza per la città. Cosa vuol dire scegliere il Lucchese dell'anno? Significa dare il riconoscimento a una persona che si è particolarmente distinta nell'anno per ciò che ha compiuto a vari livelli. Si possono compiere azioni importanti a livello sportivo, a livello culturale, a tutti i livelli, no? E in questo caso abbiamo tuttavia voluto riconoscere come unico Lucchese dell'anno, perché tante volte il riconoscimento è plurimo, invece in questo caso è stato un riconoscimento unico a Pina per ciò che ha compiuto, che è abbiamo detto nella motivazione, che è la conclusione di un percorso piuttosto lungo, perché noi tutti ricordiamo come lei abbia prestato azione volontaria all'ospedale, e in particolare all'ospedale per quanto riguarda la maternità e per quanto riguarda soprattutto le donne, l'assistenza alle donne partorienti. È stata un'attività che ha contraddistinto la sua vita molto a lungo, molti di noi la ricordano, io stesso la ricordo per questo, e poi questa vita che ha avuto nel volontariato un momento di grande significato, questi anni si sono quest'anno concretizzati anche in un gesto ulteriore, si è concretizzato in un gesto ulteriore, che è stata la cessione alla Fondazione Cassa e Risparmio del Palazzo del Giannotti. Io lo ricordo quando non era così il Palazzo dei Giannotti, quando al di sotto c'erano dei commerci diversi da quelli di ora. È un palazzo interamente restaurato, interamente ristrutturato, e quindi c'è stato questo gesto molto bello. Perché? Perché la Fondazione lo utilizza e lo utilizzerà per finalità di carattere sociale. Quindi il vincolo che è stato posto
alla donazione del palazzo, è un vincolo di questo genere, e già ora il palazzo viene utilizzato per iniziative di carattere sociale che abbiamo tra l'altro specificato. Quindi questo meritava un'attenzione importante da parte dell'intera città. Perché? Perché la nostra città non è tante volte così pronta a capire le esigenze che si muovono a livello collettivo. Chi lo fa e chi l'ha fatto è giusto che sia riconosciuto come segno di un inizio possibile che potrebbe poi nel tempo determinare anche altre importanti manifestazioni simili a tutti i livelli, sul piano della cultura, di cui abbiamo molto bisogno, sul piano sociale, sul piano della vita collettiva, perché si capisca sempre di più come la nostra vita singola ha senso soltanto se si integra nella vita di tutti e si integra nella vita collettiva. Nessuno di noi può immaginare di vivere in modo staccato dagli altri, in modo isolato dagli altri, anche se oggi la tendenza è proprio questa, perché la tendenza oggi è la singolarità, quando si usano certi oggetti e ci si isola dal mondo e si pensa che il nostro rapporto con gli altri sia un rapporto esclusivamente mediato attraverso un cellulare, attraverso un mezzo tecnologico, eccetera, e non si ha più il coraggio invece di guardare negli occhi gli altri e di confrontarsi con la vita degli altri, con la vita reale delle persone. Le persone non sono semplicemente ciò che appaiono attraverso le comunicazioni che oggi vengono usate. Le persone sono persone in carne ed ossa, molto concrete, sono persone che hanno una vita, a volte è una vita segnata anche dalla sofferenza, a volte è una vita segnata dalla necessità, e chi ha avuto il cuore e anche la generosità, appunto, attraverso il cuore di pensare alla vita degli altri in maniera molto concreta, merita tutta la nostra attenzione e la nostra riconoscenza. Una riconoscenza che viene espressa oggi a nome mio, perché la città è rappresentata da me in questo momento, per cui Lucca ha voluto essere vicino a Pina per la sua vita spesa fino a questo momento e per quello che poi è stata la conclusione di quell'attività vicino agli altri che l'ha così interpretato. Rileggiamo le motivazioni. Premio Lucchese dell'anno 2018. Giuseppina Micheletti, detta Pina, si è impegnata per decenni nell'assistenza volontaria alle donne partorienti presso l'ospedale di Lucca. Quest'anno la sua attività al servizio degli altri è stata coronata da un grande gesto di altruismo. Pina ha infatti donato alla Fondazione Cassa e Risparmio di Lucca il Palazzo di Famiglia in Borgo Giannotti affinché servisse a quell'attività di carattere sociale oggi svolta dall'Associazione La Luna e dall'Istituto Carlo del Prete. Per questo atto di alta generosità e di attenzione alla propria comunità, a coronamento di tanta parte della vita spesa per gli altri, Giuseppina Micheletti merita il titolo di Lucchese dell'anno 2018. Allora io voglio ringraziare prima di tutto il sindaco Tambellini e tutto il consiglio comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio che è qui presente, dalla vicepresidente alla direttrice, tante persone di Lucca, perché in questo periodo veramente hanno dimostrato nei miei confronti un affetto, un'amicizia, mi hanno fermato per la strada, mi hanno mandato messaggi, eccetera. E poi che dire, grazie a tutti voi che siete qui, che poi sono gli amici più cari, che oggi vogliono condividere con me questa bella giornata. Non è che dico che non sono felice e non sono commossa, perché di queste cose qui veramente io non me l'aspettavo e il mio cuore è grandissimo. Grazie a tutti. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è grata al sindaco e alla giunta perché per questa nomina e per questo
questa cerimonia anche prestigiosa che viene assegnata alla signora Pina, perché la donazione del suo palazzo alla Fondazione Cassa di Risparmio è una donazione alla comunità di Lucca. Ed è l'espressione, come diceva il sindaco, io lo ribadisco, ed è l'espressione di tutto un percorso che la signora Pina ha fatto, soprattutto nel settore materno-infantile, le sue attività di volontariato nel settore materno-infantile, e quindi è per questi motivi che abbiamo voluto già nel piano utilizzabile proprio svolgere le attività tramite l'associazione La Luna e tramite l'Istituto Carlo Del Prete, proprio perché dare continuità a questo impegno e a questa attività che Pina ha donato alla città di Lucca e alla comunità. Quindi grazie al sindaco, alla giunta e un grazie particolare a Pina. Ora, siccome, per non smentirci, perché insomma noi siamo, questo è un alto gesto simbolico, ma il foglio è un foglio, no? Perché proprio simbolicamente di alto livello, senz'altro, però è un foglio. Invece abbiamo anche qualcos'altro per te, questo è proprio per ricordare il tuo gesto nei confronti di Lucca. Ti diamo anche questo. Beh, questo è una riproduzione perfetta di una mappa della città. E poi questa anche, la città di Lucca, ma anche lo stato di Lucca prima la unificazione con il Principato, quindi siamo nel 1846, e questo è lo stato con Pisa e Lucca, con le varie insomma, mi sembra il minimo, No. Casa tua torno qui sul giornale all'incirca se ci fa un pallino lì vedi. Perché già qui si poteva riconoscere la mia è qua, la mia interessa. No, ma prima perché io vengo da un'altra. Aspetta che chiudo io perché questa è complicata. Alessandro, spostati sì. Che... A nome di tutti noi, come Carlo Del Prete ti ringrazio per quello che hai fatto, ma a nome di tutti noi, sposenti, donne, ti regaliamo questo. Sei meravigliosa e irrepetibile. Poi lo leggerai sul che dire, io vi ringrazio tutti di nuovo. Sono commossa, emozionata, bene, ma ci comprendiamo. Vabbè, va bene un po' di è emozione. Giusto così. Vai, torna al tuo lavoro ora. Grazie. Senz'altro. E molti, dai. Te ogni tanto ti dicevo, non ti vedevo mai come dice Silvia. Vai, visto che mi hai visto. Sì, grazie. Grazie, piacere di averla conosciuta. Grazie veramente.